ragazzi, oggi ho voluto fare questo double vision makeup che ho visto fare ad altre ragazze su YouTube e quindi mi sono voluta cimentare anch'io in questo esperimento. Diciamo che non sono pienamente soddisfatta, ma è stata proprio la prima prova che ho fatto. Potevo provare prima e poi fare il tutorial, ma volevo provare con voi e fare appunto un esperimento live. Quindi questo è il risultato. Ho ricreato un trucco appunto double vision, quindi un po' come se fossimo tutti ubriachi, un po' con la doppia vista e vedessimo doppio appunto, e quindi questo è quanto, insomma un video per divertirci, è una cosa diversa dal solito che spero vi piacerà, quindi vi lascio al how to, quindi al tutorial vero e proprio su come ho ricreato questo trucco e niente, bacio e alla prossima, ciao! Inizio creando i contorni dei miei occhi, delle mie palpebre e della rima inferiore delle ciglia. Queste linee appunto sopra gli occhi sono le palpebre, intanto giusto per dare una forma al nostro secondo viso, chiamiamolo così, e quindi ho scelto questa matita marrone per i contorni, poi l'ho cambiata per non scrivere abbastanza, quindi ne ho presa una un pochino più forte e vado intanto a disegnare anche le mie sopracciglia. Sempre con la stessa matita vado a riempire di nuovo i bordi che ho creato prima, appunto, e poi inizio con il trucco vero e proprio. Questo è l'ombretto che ho usato anche sugli occhi, naturalmente deve essere uguale, ed inizio a truccare i miei secondi occhi sia sopra appunto che sotto sulla rima inferiore delle ciglia, quindi sono io che chiacchiero con Tomas che mi fa ridere, e poi vado a delineare la linea delle ciglia superiori, io le extension, quindi la linea è molto scura, prima con la matita nera e poi vado a stendere l'eyeliner, proprio perché ho l'eyeliner anche sulle ciglia, sugli occhi quelli veri, non so come chiamarli. Stessa cosa dall'altra parte, vado a creare la codina che deve essere appunto più o meno della stessa lunghezza e larghezza delle codine sugli occhi. Ho riempito gli occhi con il bianco e poi vado a riempire anche le sopracciglia, che è molto difficile ricreare le sopracciglia perché hanno tante sfumature e tonalità diverse le nostre sopracciglia, quindi ho usato tipo due o tre matite diverse. Poi vado a disegnare l'iride e la pupilla vero e proprio. Ho avuto molte difficoltà a trovare il colore esatto per i miei occhi, questo era troppo azzurro, quindi poi ho aggiunto dell'eyeliner verde, le pupille sono con l'eyeliner nero e poi con la matita e l'eyeliner bianco ho creato un po' di dimensione appunto nella pupilla e attorno all'occhio. Queste sono le ciglia sia sopra che sotto naturalmente, e poi sopra il mio naso vado a disegnarne un altro, qui vado a perfezionare un pochino gli occhi per dargli più definizione, e poi vado semplicemente a disegnare le labbra, qui sono sempre io che parlo con Tomas. Uso la stessa matita e lo stesso rossetto che ho utilizzato naturalmente per le mie labbra, questo è un rossetto Dior, e vado a stendere dell'eyeliner nero tra le due labbra per naturalmente per dividerle, e poi con la matita nera vado a ricreare le righette, con l'eyeliner bianco do un po' di lucentezza alle labbra, e voilà, questo è il risultato finale. Ragazzi e ragazzi, questo era il tutorial, spero vi sia piaciuto. Appunto gli occhi non mi convincono troppo, ma magari ne rifarò un altro triple vision, perché no? E niente, ci vediamo alla prossima, bacio, scrivetemi tutto nei commenti come al solito, sapete che li leggo tutti, sto cercando di rispondere a più commenti possibili su ogni video, tanti di voi l'hanno notato, e voglio anche dirvi che molto spesso quando commentate spesso sotto i miei video così riconosco i vostri profili, i vostri nomi e le vostre foto, quindi bacio! Ma e alla prossima, ah sì, un'altra cosa, voglio fare un altro tipo di esperimento, oggi video super esperimentoso, voglio capire se riusciamo ad arrivare a 10.000 like sotto questo video, quindi sarebbe penso il primo video mio, o quasi, sì, penso il primo che supera i 10.000 like, quindi vediamo se ce la facciamo, likeate il video se vi è piaciuto, bacio, alla prossima, ciao!